Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di amigurumi, un mondo che ormai si fa sempre più strada. E quindi parliamo un attimo, soffermiamoci su questo nome giapponese, che indica ormai i più famosi pupazzetti realizzati proprio all'uncinetto. Molto famosi, probabilmente perché fanno tanta tenerezza e perché vi permettono davvero di volare con la fantasia. Che siano quindi teneri animaletti da colorare, soffici unicorni in mini formato, verdure, disegni, forme di ogni genere, con gli amigurumi ci si può davvero divertire. Gli amigurumi ci trasportano in un universo davvero ricco di poesia e umorismo. E se avete inventiva e conoscete le basi dell'uncinetto, potrebbe diventare davvero il vostro passatempo preferito. Come realizzarli? Gli accessori presenti sul nostro sito Tessiland sono davvero tantissimi. Ci sono gli occhietti, ci sono i nasini, ci sono le imbottiture, da quella classica bianca alle imbottiture proprio per la creative therapy, soprattutto se avete intenzione di realizzare degli amigurumi destinati magari ai bimbi più piccoli. Con i semi di lino, la lavanda, i noccioli di ciliegia oppure la pula di farro potrete davvero realizzare qualcosa di unico. E poi, per non parlare, se vi dovesse mancare qualche spunto, dei libri presenti nella sezione editoria, ce ne sono davvero tantissimi. Ma parliamo un attimo del filato. Quale potrebbe essere un filato? Magari per non optare sempre per il cotone, qualcosa in misto acrilico, abbastanza sottile, proprio destinato a questa tipologia di filati, ma nel caso in cui dovesse avanzarvi, potreste tranquillamente utilizzarlo anche per abbigliamento e perché no copertine. Parliamo infatti del Chuck. Ci sono tantissimi nuovi colori appena arrivati. Guardiamoli insieme. I nuovi colori, allora il salvia, il militare e il verde cactus. Qui abbiamo avio, blu mare e blu. Qui abbiamo ottanio, carta da zucchero e petrolio. Ed infine senape, pelle, cipria e lavanda. Potreste davvero mixarli insieme e potreste davvero realizzare qualsiasi amigurumi voi vogliate. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, che siano nuovi colori, che siano nuovi prodotti, che siano curiosità o edizioni straordinarie. Tessiland c'è. Al prossimo articolo, ciao!